grande onore per me, con la mente, con il cuore, essere qui con voi per questa lezione in diretta con la nostra palestra Fit Level, sede Cerni. Io sono Luca Roberto, in arte Luca Siddhartha, ed ho l'onore di condurvi in questa pratica di yoga, yoga harmony, uno yoga dinamico, uno yoga sul respiro, uno yoga che vi porterà a percepire il vostro corpo, come facciamo ogni volta nelle nostre sedi di Acerbi e Bologna. E con una grande forza di volontà accolgo tutti e ringrazio di essere qui. E ci portiamo all'inizio del tappetino, ma soprattutto in quadrupedia. Quindi appoggiamo i palmi delle mani al tappetino, appoggiamo la punta dei piedi al tappetino e con un atto di volontà spingiamo il nostro corpo e ci portiamo nella posizione del cane con la faccia rivolta verso il basso. E cominciamo da qui, a ritmo di musica, a sentire il nostro corpo che inizia a fluire, e quindi sentiamo tutta la parte del nostro corpo che si muove, si smobilita a destra e a sinistra, e sentiamo i palmi delle mani ben appoggiati al tappetino e continuiamo a oscillare fin quando, sentendoci pronti, da qui solleviamo la gamba destra, apriamo bene il fianco, sentiamo il nostro corpo che si apre e poi con un atto di volontà portiamo il piede e la gamba destra tra le mani, e da qui, scaricando le tensioni, portiamo il mento, la gola, la fronte al ginocchio, e poi piano piano portiamo anche il piede sinistro tra le mani. Espiro, scarico, mento, la gola, fronte alle ginocchia, inspiro, espiro, sciolgo, e con un atto di volontà, vertebra dopo vertebra, risalgo per assettare il mio corpo, mantenermi stabile, mantenermi forte. E da qui stessa cosa sul lato sinistro, quindi sollevo piano piano le braccia, vibrazione e disarticolazione, mani a terra, scarico le tensioni, inspiro e porto il piede destro e il piede sinistro indietro, e di nuovo posizione del cane con la faccia rivolta verso il basso, continuo ad oscillare, e quando mi sento pronto da qui sollevo questa volta la gamba sinistra, apro bene il mio fianco, e quando mi sento pronto atterro con un atto di volontà verso la linea delle mani, inspiro, espiro, scarico, e con un atto di volontà stacco anche la gamba destra, la porto tra le mani, inspiro, sguardo in avanti, espiro, sciolgo, scarico le tensioni, e piano piano, vertebra dopo vertebra, risalgo, la testa è l'ultima a salire, porto le mani sul fianco, inspiro e rimango ad occhi chiusi un attimo in osservazione di quello che sta succedendo all'interno del mio corpo. Respiro profondamente e quando mi sento pronto da qui di nuovo inspiro, apro bene e mi porto in posizione longitudinale, extraruoto le spalle, espiro, inizio a fare dei movimenti fluidi, dei movimenti che richiamano il Qigong, il Tai Chi, e quando mi sento pronto, da questi movimenti articolari e da una onda vertebrale all'interno del mio corpo, ancora una volta extraruotando, scendo giù, appoggio le mani al tappetino e scarico le tensioni, inspiro, sguardo
sguardo in avanti con le gambe piegate, espiro, sciogo, scarico di nuovo, inspiro di nuovo ed espiro, scarico. E di nuovo spingiamo il nostro corpo sentendo dalla pianta dei piedi una propulsione in alto, e da qui inspirando apro bene le braccia e incrocio le mani indietro, incrocio soprattutto le falangi, ancora una volta in arco la schiena, sento tutto il corpo che prende forma in un'estensione, passo a una flessione, scendo giù con le braccia, scarico le tensioni, oscillo a destra, a sinistra, e da qui di nuovo sciogliendo le mani le appoggio a terra, ancora una volta inspiro e ruoto di 90 gradi la mano destra e ruoto di 90 gradi la mano sinistra e scendo, scarico, inspiro di nuovo e ruoto entrambe le mani, espiro, scarico le tensioni e piano piano riappoggiando le mani al tappetino risalgo vertebra dopo vertebra per andare a scaldare il mio corpo e renderlo proprio cettino sul tappetino. Espiro, inspiro, espiro e da qui piano piano giro il piede destro, giro il piede sinistro e mi porto all'inizio del tappetino. Da qui io mi porterò centralmente, ma voi rimanete eventualmente all'inizio del tappetino. E da qui cominciamo dei piegamenti laterali, quindi sollevo le braccia, afferro il polso destro con la mano sinistra, espiro, mi apro lateralmente, inspiro, allungo, espiro, mi apro lateralmente, inspiro, allungo il mio corpo, incrocio le mani indietro, retraggo le scapole, apro bene il petto e di nuovo espiro, sciolgo, scarico le tensioni, inspiro, risalgo, vertebra dopo vertebra, retraggo di nuovo le scapole, scarico le tensioni, propulsione in alto, extra vuoto e ancora una volta apro bene le braccia, inspiro, espiro, lato sinistro, inspiro, allungo, espiro, lato destro, apro, inspiro, allungo, di nuovo, incrocio le mani, inspiro, apro bene, ed espiro, sciolgo, scendo giù vertebra dopo vertebra. E piano piano inspirando risalgo su la testa, è l'ultima a salire. Ah, meraviglia! E ancora in propriocezione da qui porto il piede destro indietro, sollevo le braccia, incrocio solo i pollici e unisco le falangi e mi tuffo in avanti piegando la schiena e portando il mento alla gola, alla fronte, al ginocchio. Espiro, scarico, appoggio le mani al tappetino, inspiro, lo sguardo in avanti, espiro, sciolgo, mento alla gola, fronte, alle ginocchia e poi con un atto di volontà, vertebra dopo vertebra risalgo, la testa è l'ultima a salire, inspiro, e ruoto di 180 gradi per andare a fare la stessa cosa sul lato opposto, inspiro, espiro, curvo la schiena e mi proietto in avanti, mento alla gola, fronte al ginocchio, espiro, scarico, inspiro, allungo, espiro, scarico, apro bene i fianchi, apro bene le spalle, apro bene i gomiti e le braccia, inspiro, allungo, espiro, e piano piano, vertebra dopo vertebra, risalgo, ruoto ancora di 180 gradi, e da qui sciolgo le mani, le appoggio al tappetino,
scarico le tensioni. Provo da questa posizione a sollevare il braccio sinistro e mantengo la posizione nel triangolo rovesciato. Meraviglia! Posso portare anche la mano sul fianco e rimanere nella posizione, proiettando il mio sguardo verso il soffitto. E rimango nella posizione respirando profondamente ancora per 3, ancora per 2, ancora per 1. Meraviglia! Sciolgo, scarico di nuovo le tensioni, mento la gola, fronte al ginocchio e piano piano ritorno vertebra dopo vertebra, ritraggo le scapole e da qui ancora una volta ruoto di 180 gradi e quando mi sento pronto inspiro, espiro, sciolgo, scarico le tensioni e sollevo inspirando il braccio destro. I polpastrelli della mano sinistra si appoggiano a terra e mantengo la posizione fissando il soffitto oppure mettendo la mano sul fianco e rimango nella posizione respirando profondamente ancora per 3, per 2, per 1. Meraviglia, sciolgo, appoggio le mani al tappetino e vertebra dopo vertebra di salvo. Ancora una volta giro e porto la gamba e il piede destro tra le mani. Inspiro, espiro. Inspiro, apro bene, mi porto lateralmente sul piano longitudinale per continuare le aperture prima nello scarico e poi nel carico, come se avessi un'energia che parte dal centro del mio corpo e si propaga fino alla testa, fino ai punti terminali, e poi girare il piede destro, aprirmi bene, immaginare di spingere con la mano destra un muro immaginario e di nuovo ruotare questa volta, con lo sguardo verso il soffitto e mantengo la posizione di Uttita Trikonasana. Respiro profondamente. Rimango lì nella posizione osservando il mio corpo e respiro per 3, per 2, per 1. Meraviglia! Appoggio la mano sinistra al tappetino, scarico le tensioni e spingo il mio corpo per portarmi con l'aiuto dell'addome, con l'aiuto del chi, in posizione centrale di nuovo, scaricando delicatamente il mio corpo dalle tensioni ed inspirando, aprendomi bene e girando il piede sinistro questa volta, spingendo anche qui un muro immaginario, ruoto di 90 gradi. E porto il braccio e la mano destra in alto, puntando al soffitto. Se voglio posso accogliere l'avambraccio e il braccio alla schiena e mantenere la posizione respirando profondamente. Rimango lì in osservazione. Che meraviglia! Tutto il corpo respira, tutto il corpo sente la posizione, i tendini del Golgi, il sistema parasimpatico, ortosimpatico. Ancora per 3, per 2, per 1. Meraviglia, sciolgo, porto la mano destra a terra, appoggio i polpastrelli e piano piano vertebra dopo vertebra risalgo per portarmi in posizione centrale. Inspiro, apro bene, accolgo come se fossi un sole su Suryasana, i raggi di luce ed espiro, scarico. E da qui proviamo a girare di nuovo il piede destro e questa volta piegare la gamba destra. Spingo, allungo, ruoto e porto il braccio sinistro in avanti, in proiezione, unica linea retta con la gamba e il braccio.
eventualmente, se mi è più comodo, posso portare le mani una sul petto e l'altra sulla schiena. Fissando lo sguardo in alto, cerco di irrobustire il mio corpo, cerco di mantenere la posizione, respirando profondamente per 3, per 2, per 1. Meraviglia, appoggio la mano destra, appoggio la mano sinistra, ruoto in posizione centrale, scarico le tensioni, inspiro a lungo e quando mi sento pronto spingo con l'addome, anteroversione del bacino e mi proietto in alto ancora una volta, scaricando le tensioni. E da qui, quando mi sento pronto, apro bene il mio corpo, ruoto il piede sinistro, questa volta è piego la gamba sinistra, con un atto di volontà appoggio la mano sinistra a terra, proietto il braccio destro in avanti, unica linea retta, braccia, gambe, porto la mano sulla schiena e se voglio posso portare anche la mano sinistra sul petto, lavorando sulla resistenza dell'addome, della schiena, del petto, del respiro e della gamba sinistra, che non deve essere resistente ma deve accogliere il peso equilibrato. E mantengo la posizione respirando profondamente per 3, per 2, per 1. Appoggio la mano al tappetino, sia destra che sinistra, e scaricando riporto il mio corpo e il mio busto in posizione centrale e scarico. E da qui, quando mi sento pronto, inspiro, apro bene il petto ed espirando porto la mano sinistra sul collo del piede destro e sollevo il braccio destro. Una bellissima torsione che posso anche personalizzare portando il braccio sulla schiena. E mantengo la posizione, sento tutto il mio corpo che si muove nel respiro per 3, per 2, per 1. Sciolgo, meraviglia, il corpo ritorna a terra scaricando le tensioni. Inspiro, schiena parallela al tappetino ed espiro, sciolgo ed accorgo con la mano destra il collo del piede sinistro e porto il mio braccio sinistro in alto in una delicata torsione nella posizione di Paddottanasana. E da qui, quando mi sento pronto, mano sulla schiena ed accolgo la posizione ancora per 3, per 2, per 1 e sciolgo di nuovo le mani al tappetino, inspiro, meraviglia, espiro, sciolgo e piano piano mi proietto con una propulsione in alto, ancora una volta, meraviglia, inspiro ed espiro, sciolgo. Ora giro di nuovo il piede destro, stiamo continuando con delle estensioni. Questa volta anche il piede sinistro e piego la gamba sinistra, appoggio il ginocchio sinistro, sollevo le mie braccia, ritraggo bene le scapole e quando mi sento pronto mi porto all'esterno del ginocchio destro con il gomito sinistro e da qui, se mi sento pronto e quando mi sento pronto, stacco il ginocchio sinistro e mantengo la posizione. Meraviglia, Parivritta Parsvakonasana. Mantengo la posizione e respiro profondamente. Ancora per 3, 2 ed 1. Accolgo di nuovo il ginocchio sinistro a terra, inspiro, sollevo le braccia, punto il piede sinistro e mi porto di nuovo in posizione centrale, scarico. E
da qui, giro il mio corpo, ancora una volta di 180 gradi, piede sinistro, gamba destra, appoggio il ginocchio, bene bene, sollevo le braccia, retraggo le scapole, da qui unisco i palmi delle mani e mi porto all'esterno, con il gomito sul ginocchio, spingo, allungo, sguardo che va in alto e mantengo la posizione, meraviglia, posizione di Parivrita Parsvakonasana sul lato sinistro e respiro profondamente per 3, per 2, per 1, appoggio il ginocchio destro a terra, scarico le tensioni, retraggo le scapole, inspiro, punto il piede e mi porto di nuovo in posizione centrale. Da qui, quando mi sento pronto, cominciamo un piccolo equilibrio, ruotando di nuovo il piede destro, sollevando le braccia come abbiamo fatto prima. Curviamo la schiena, e scendiamo giù. Appoggiamo le mani al tappetino, scarichiamo. E staccando la gamba e il fianco sinistro, proviamo a condurre un equilibrio e quindi da qui, quando ci sentiamo pronti, proviamo a mantenere la posizione di equilibrio in Uttita Ardha Chandrasana. Possiamo anche appoggiare la mano al tappetino, l'importante è che il fianco sinistro sia ben aperto. Possiamo mettere la mano sul fianco sinistro e mantenere la posizione ancora per 3, per 2, per 1. Meraviglia, mano sinistra a terra, piede sinistro che atterra con la gamba sinistra, scarico le tensioni e piano piano, vertebra dopo vertebra, risalgo, apro bene le braccia, incrocio le falangi e ruoto sul lato opposto. E quando mi sento pronto, curvo la schiena, mi tuffo in avanti, stessa cosa sul lato opposto, e quindi appoggio le mani al tappetino, inspiro, stacco la gamba destra, apro bene, e quando mi sento pronto, braccio destro in alto, mantengo i polpastrelli della mano sinistra a terra e respiro, mantengo, l'equilibrio mi guida nella posizione. Uttita Ardha Chandrasana, mantengo per 3, per 2, per 1, appoggio la mano destra a terra, appoggio il piede destro a terra e scarico le tensioni, e da qui ancora una volta, vertebra dopo vertebra, risalgo con l'aiuto delle braccia, con l'aiuto delle mani, e ritorno in posizione centrale per portarmi su un nuovo movimento che è sempre un equilibrio, staccando la gamba destra, la gamba sinistra, provo a sollevare il braccio destro ed afferrare con la mano sinistra il collo del piede sinistro, allungo bene il mio corpo e continuo ad allungarmi e continuo a mantenere la posizione e respiro profondamente. Tutto il mio corpo si allunga, fisso un punto e mantengo la posizione. Ancora per 3, per 2, per 1 e piano piano, delicatamente, scivolo con la mano ed appoggio il piede sinistro a terra, scarico le tensioni, apro bene il mio corpo e faccio la stessa cosa sul lato destro, quindi da qui, quando mi sento pronto, pronta, stacco la gamba destra, un accenno di equilibrio fissando un punto, sollevo il braccio sinistro, afferro con la mano destra il collo del piede e cerco di mantenere il più possibile un equilibrio, aprendo il mio corpo, mantengo la posizione, apro bene, sento tutto il mio corpo che si apre,
e respiro profondamente, ancora per 3, ancora per 2, ancora per 1. Meraviglia, sciolgo le tensioni e porto delicatamente la gamba e il piede destro a terra. E da qui continuiamo con un'ultima posizione di equilibrio, scaricando le tensioni, con un'apertura in avanti, ma posso anche in alternativa solamente alzare la gamba destra. Uttitasta Padangusthasana. Quando mi sento pronto, afferro il ginocchio. Posso eventualmente afferrare gli alluci, l'alluce destro per i più avanzati, ed estendere la mia gamba. Per i beginners, per i principianti, va bene anche afferrare il ginocchio, retrarre le scapole, fissare un punto e mantenere la posizione. Respirare profondamente per 3, per 2, per 1. E quando ci sentiamo pronti, apriamo lateralmente la nostra gamba, proiettando il braccio sinistro verso sinistra e mantenere la posizione di equilibrio in un'unica linea, in un'unica torsione, in un equilibrio. Ripeto, per gli avanzati l'apertura della gamba può essere fondamentale. Mantengo la posizione, ancora per 3, 2 ed 1. Riportiamo la gamba in avanti, afferriamo con le mani il ginocchio e poi delicatamente lasciamo andare, scaricando le tensioni. Ed inspirando, stessa cosa sul lato opposto, quindi solleviamo la gamba e il piede sinistro, afferriamo il ginocchio per i principianti, retraiamo le scapole, fissiamo un punto e manteniamo la posizione e respiriamo profondamente, ancora per 3, per 2, per 1. Divaricando la gamba sinistra, apriamo il braccio destro e proiettiamo il nostro corpo in un allineamento e in una torsione. Meraviglia, continuate a mantenere la posizione, a respirare profondamente per 3, 2, 1. Meraviglia, piano piano riaccogliamo la mano e il ginocchio, piano sagittale. Apriamo bene il nostro corpo in una distensione per poi lasciare andare delicatamente la gamba sinistra al tappeto. Chiudiamo gli occhi un attimo ed oscilliamo a destra, a sinistra, al ritmo di musica e al ritmo del nostro respiro. Ed ora cominciamo, riaprendo gli occhi, con le posizioni sedute. Quindi partiamo aprendo la pianta dei piedi e divaricando leggermente le gambe. E da qui, espirando con le mani, i palmi delle mani unite, scendiamo giù ed allunghiamo il nostro corpo in avanti. Scarichiamo le tensioni nella posizione di Upavasana, dell'inchino, per poi inspirare, allungare, espirare, scaricare, inspirare, allungare ed espirare, scaricare. Meraviglia. E da qui, piano piano, appoggiando le mani al tappetino, inspiro, sollevo il braccio destro in alto, apro bene, retraggo le scapole, espiro, sciolgo, accolgo la mano destra a terra e sollevo il braccio e la mano sinistra, apro bene, allungo tutto il mio corpo,
espiro, scarico le tensioni e quando mi sento pronto, braccio destro questa volta indietro, braccio sinistro questa volta anche indietro, e lo scopo sarà nel portare piano piano, appoggiandoci con le mani, i glutei a terra. E scarico, allungando le gambe, ci protraiamo nelle posizioni sedute. Mi porto verso il tappetino e seguitemi, partendo dalla posizione del bastone. Apro bene il petto, inspiro, retraggo le scapole, allungo la testa e inspirando, espiro, mi tuffo in avanti, afferro con le mani la pianta dei piedi, inspiro, allungo, espiro, sciolgo, scarico, inspiro, allungo, espiro, sciolgo e scarico, inspiro di nuovo, allungo, espiro, sciolgo e scarico, meraviglia, e piano piano, vertebra dopo vertebra, risalgo, la testa è l'ultima a salire, e da qui quando mi sento pronto, punto la pianta dei piedi e mi proietto piegando le gambe in alto, puntando il bacino in alto, respiro profondamente e mantengo la posizione, ancora per 3, per 2, meraviglia per 1 e piano piano, porto i glutei verso i talloni e poi dolcemente mi riporto verso la linea delle mani scaricando le tensioni, sciolgo. E da qui riallineo la schiena, riallineo il collo e quando mi sento pronto piego la gamba a sinistra in Janushirasana. E da qui quando ho un assetto completo apro il fianco sinistro, sguardo che va verso il braccio e la mano sinistra, afferro con la mano destra il collo del piede, inspiro, apro bene ed espiro, scendo giù, mi apro nella posizione di Janushirasana e continuo a respirare, a mantenere la posizione, meraviglia, ancora per 3, meraviglia, ancora per 2, meraviglia, ancora per 1, e sciolgo, accolgo di nuovo con le mani la pianta del piede, inspiro, allungo, espiro, divarico, scendo giù, e piano piano, vertebra dopo vertebra, risalgo, retraggo le scapole, e da qui, quando mi sento pronto, stessa cosa sul lato opposto, e quindi vado a portare la gamba sinistra allungata, la gamba destra piegata, e quando mi sento pronto, inspiro e mi apro lateralmente, sguardo che va verso la mano destra, intanto la mano sinistra va ad afferrare la pianta del piede sinistro, inspiro ed espiro, mi apro, rivolgo lo sguardo in alto, Janushirasana, una buonissima apertura di tutto il corpo. Posso anche eventualmente portare il gomito sinistro sulla gamba sinistra per aumentare il grado di flessibilità e per aumentare il grado di apertura del mio corpo nella posizione semiseduta. Respiro profondamente per 3, per 2, per 1 e sciolgo. Mi proietto in avanti e accolgo la pianta del piede con le mani, sciolgo tutto il mio corpo e quando mi sento pronto, da qui scarico le tensioni e mi porto su. Da qui, se voglio, incrocio le gambe e incrociando le gambe posso aprirmi con il corpo, con il petto, con il fianco.
tensione a quella della flessione, e da qui eventualmente possiamo unire la pianta dei piedi nella posizione di Baddha Konasana, la posizione del ciabattino, e quindi unendo la pianta dei piedi retraendo le scapole. Inspiro ed espiro, scendo giù e scarico, ed inspiro nuovamente, apro il mio petto, apro la schiena ed espiro, scarico, sciolgo le tensioni, cerco di andare a baciare con la mano, con la bocca, la pianta dei piedi uniti, e sciolgo, scarico le tensioni, e piano piano, l'ultima volta, apro bene ed espiro, sciolgo, scarico le tensioni, e piano piano ritorno vertebra dopo vertebra, sciolgo, allungo le gambe e poi vado a incrociarle per andare nella controposizione del cammello, salendo su. Apro bene, punto i piedi per agevolare la mia posizione, e quando mi sento pronto afferro con la mano destra e il tallone destro, allungo le braccia, inspiro ed espiro, ruoto e vado dall'altra parte, inspiro semicerchio, apro tutto il corpo ed espiro, scarico, di nuovo afferro, inspiro, apro tutto il corpo ed espiro, sciolgo, ancora una volta inspiro, apro bene il corpo ed espiro, sciolgo, l'ultima volta inspiro, apro bene il mio corpo sul lato sinistro, poi se riesco vado ad afferrare anche la mano, il tallone sinistro con la mano sinistra. Se questo mi dà difficoltà, posso appoggiare il collo dei piedi, piegare le gambe, appoggiare i glutei ai talloni, mantenere le mani sui talloni e, curvando la schiena, portarmi in avanti, andando a contatto fronte e ginocchia e sollevando i glutei. Mantengo la posizione di Shashankasana della lepre, sentendo tutto il corpo che si apre, e respiro profondamente ancora per 3, per 2 ed 1. Piano piano, vertebra dopo vertebra, risalgo, la testa è l'ultima a salire. Meraviglia, una posizione di flessione rilassantissima, e da qui, appoggiando le mani al tappetino, apro bene il mio corpo nella posizione di Supta Virasana. Apro bene, espiro, ritorno e mi riporto in quadrupedia, e da qui inspiro in arco, espiro curvo, la posizione della mucca inarcando la schiena e la posizione del gatto curvando la schiena, la posizione della mucca inarcando la schiena e la posizione del gatto curvando la schiena, ancora una volta mucca e ancora una volta gatto, per poi puntare i piedi e deliberatamente andare nella posizione del cane con la faccia rivolta verso il basso ed uscirlo a destra, a sinistra. Apro bene i fianchi, poggio bene le gambe e quando mi sento pronto da qui vado a trasformarmi in un cobra, appoggiando piano piano le ginocchia a terra, appoggiando il collo dei piedi, oscillando a destra e a sinistra. Dal cobra, se riesco, sollevo le gambe e piano piano scendo giù, appoggiando leggermente il petto e afferrando con la mano destra e la mano sinistra il collo del piede, e mantengo la posizione dell'arco. Meraviglia,
respiro profondamente, cerco di espandermi ad ogni ispirazione, ancora per 3, ancora per 2 e ancora per 1 e meraviglia. Piano piano appoggio il mento al tappetino, divarico i gomiti, apro bene le braccia e salgo su, appoggiandomi e allargando bene la schiena. E da qui, incrociando le gambe, allungo e mi porto in avanti. Mantengo la posizione e respiro profondamente. Tutto il corpo prende forma nella distensione, ancora per 3, per 2, per 1. Meraviglia, piano piano ritorno in quadrupedia e cerco di camminare con le mani per raggiungere le ginocchia e portarmi piano piano a gambe crociate in posizione seduta. Meraviglia, rimango un attimo in osservazione e poi eventualmente allungo le gambe. Ed ora ci portiamo nelle posizioni supine, quindi aratro, candela e mezzo ponte. Cominciamo con l'aratro, andando piano piano ad accogliere il mio corpo, appoggiandoci a terra. Espiro, appoggio bene il mio corpo. Inspiro, sollevo le gambe, perpendicolari. Inspiro nuovamente, porto le gambe verso la testa, incrocio bene le falangi e mantengo la posizione. Respiro profondamente, posizione di Alasana, la posizione dell'arato. La testa è ben appoggiata a terra, il collo, il tratto cervicale è appoggiato tranquillamente, le gambe sono estese, tutto il corpo è allungato, la punta dei piedi pure, il mento alla gola e respiro per 3, per 2, per 1 e con un atto di volontà mani sui fianchi e porto le mie gambe in alto nella posizione della candela Sarvangasana, Shalamba Sarvangasana. Meraviglia, tutto il corpo è allungato, tutto il corpo è fluido, stabile, concentrato, il collo si allunga, il collo allo stesso tempo si distende e con un atto di volontà la gamba sinistra inizia a scendere giù. La gamba destra rimane ancora in alto per poi piano piano accogliere la gamba e il piede destro a terra. Meraviglia. Situbandhasana, posizione del mezzo ponte. E da qui rimango nella posizione con le mani sui fianchi, sentendo il corpo ma soprattutto il bacino che è esteso e allo stesso tempo tutto il sangue circola intorno alla bassa vita del mio corpo. E respirando profondamente con un atto di volontà lascio andare e piano piano tutta la mia vertebra, tutti i miei anelli si appoggiano a terra fino al tratto lombare. E da qui subito, quando ci sentiamo pronti, accogliamo con le mani le gambe e portiamo lo sguardo alle ginocchia e tutto il corpo si allunga per poi portare la gamba sinistra a terra e portare la gamba destra all'esterno in una torsione con lo sguardo verso il braccio destro. Una torsione yin, una torsione rilassante, dove andiamo a coinvolgere
gli organi interni, stomaco, milza, pancreas, tutto il corpo è allungato e in torsione. E poi piano piano espirando ritorniamo centralmente, accogliendo con le mani ancora ai piedi, lo sguardo alle ginocchia, espiro. E poi stessa cosa sul lato opposto, gamba destra a terra, gamba sinistra piegata, e vado in torsione con lo sguardo verso il braccio sinistro e mantengo la posizione di torsione. Respiro profondamente, mantengo la posizione e poi piano piano ritorno. Di nuovo le mani accolgono le gambe, fronte alle ginocchia, espiro e poi inspirando afferro con le mani la pianta dei piedi e spingo con le mani sulla pianta dei piedi e cerco di portare le ginocchia verso terra nella posizione del bambino Ananda Balasana ed oscillo eventualmente a destra e a sinistra. Apro bene il mio corpo e mantengo la posizione del bambino, aprendo bene i fianchi per 3, per 2, per 1 e finalmente piano piano il corpo si assesta a terra nella posizione del rilassamento profondo. Ed ora tocca a voi distendervi, chiudere gli occhi e rimanere nella posizione di rilassamento, dove tutto il corpo si rilassa e rimane dalla testa ai piedi disteso. Chiudete gli occhi e respirate. Sentite il vostro corpo che è disteso sul tappetino. Sentite il tallone destro e il tallone sinistro a terra. Sentite la pianta dei piedi. Sentite tutto il vostro corpo. Sentite il gluteo destro e il gluteo sinistro. Sentite la coscia destra e la coscia sinistra. Sentite tutte e due le cosce insieme. Sentite la vita, il bacino, parte destra, parte sinistra. Sentite le vertebre dorsali, le vertebre lombari, tutte le vertebre distese sul tappetino. E dopo le vertebre appoggiate al tappetino anche i muscoli della schiena, il dorsale, tutto il corpo disteso sul tappetino, inerme a terra. Tutto il corpo disteso sul tappetino, inerme. Sentite la spalla destra e la spalla sinistra. Sentite il braccio destro e il braccio sinistro. Tutte e due le braccia pesanti a terra insieme.
Sentite la nuca appoggiata al tappetino. Sentite la spalla destra e la spalla sinistra oltre il collo appoggiati al tappetino. Sentite quindi la parte posteriore nella sua totalità, nella sua globalità appoggiata al tappetino. Sentite ora la fronte, sentite ora le narici, sentite le palpebre, sentite gli occhi appoggiati al tappetino insieme. Sentite il torace. Ad ogni inspiro il torace si apre, si gonfia come un palloncino, e ad ogni espiro il torace si contrae. Ad ogni inspiro si apre, e ad ogni espiro si lascia andare. Ad ogni inspiro si apre, e ad ogni espiro si lascia andare. Stessa cosa per l'addome. L'addome si apre nell'inspirazione e l'addome si scioglie nell'espirazione. Tutto il corpo ora nella parte posteriore e nella parte frontale è consapevole e prende forma sul tappetino, rilassato e disteso. E da questo stato di mind, da questo stato di consapevolezza, iniziate a muovere le dita delle mani, della mano destra e le dita della mano sinistra. E cominciate a muovere anche le dita dei piedi, del piede destro, delle dita del piede sinistro. Tutto il corpo ora, muovendo la testa, inizia a prendere sostanza sul tappetino e accorgersi che è sdraiato a terra. Per risvegliare il nostro corpo andremo a unire le gambe, a allungare le braccia ed inspirando allunghiamo e tratteniamo il respiro, tratteniamo le tensioni del nostro corpo, dei nostri muscoli, immaginando quasi di essere un elastico e la corda quasi si spezza, tratteniamo il respiro, tratteniamo le tensioni e poi lasciamo andare tutto il nostro corpo. Ancora una volta inspiriamo, allunghiamo il nostro corpo, continuiamo. Stendiamo tutto il nostro corpo dalla testa ai piedi, mento, gola, testa, trattengo il respiro e poi lascio andare. Mi porto ad occhi chiusi sul lato sinistro, in posizione fetale. E poi sempre ad occhi chiusi con la mano destra spingo e mi porto in posizione seduta a gambe incrociate con la mano destra sul petto e la mano sinistra sull'addome, rimango ad occhi chiusi e respiro. Sento il mio corpo che prende forma, sento finalmente un'energia interiore che mi sveglia, ma allo stesso tempo mi rende consapevole. E dentro di me
elaboro un'intenzione, un sankalpa, ossia una parola che descrive questa pratica, una parola che mi porta a vivere nuovamente con una mente nuova la giornata, con una pratica consapevole, con una pratica che ha rivitalizzato corpo, mente e anima, la meraviglia dello yoga, la meraviglia di essere qui insieme in pratica. Rimanete in questo stato, non c'è bisogno di uscire, io vi condurrò alla fine con un saluto di cuore, con il cuore e con la mente, come dico sempre, namaste o namaskar, da vivere nuovamente. Sono Luca Siddhartha ed è stato un onore come insegnante, Luca Matteo Roberto in arte Siddhartha, a condurvi in questa lezione. Come sapete insegno sia in Fit Level Acerbi che in Fit Level Bullona ed ho un canale YouTube che se volete visitare è Luca Siddhartha per rimanere sempre aggiornati sui video tutorial, sulle tecniche di meditazione, sulle tecniche di respirazione, sulle tecniche di asana. E ci vediamo presto su questo canale per condurre ancora una pratica lontani ma sempre vicini, grazie alle tecnologie e grazie alla forza di volontà. Grazie di cuore e spero che questa giornata ancora sia viva di intenti e di obiettivi. Grazie a chi c'è stato e grazie a chi ci sarà prossimamente.